Un giorno benvenuti a questa rassegna stampa del 16 novembre, sono a Bardorino, sono sul Garda, ovviamente sto lavorando, vedete la cravatta di sabato mattina che è un bel segnale del mio lavoro. Allora, io voglio semplicemente leggere alcune delle cose che ho letto questa mattina sui giornali riguardo all'Ilva. Vi leggo alcuni dei temi, ve li ho sintetizzati ovviamente nella nostra, in quell'incipit, anzi colgo l'occasione per dire a tanti amici che mi seguono, io quella roba lì l'ha detto, e quindi ci sono sempre degli errori pazzeschi di battitura, e mi scuso con voi, però insomma, per andare più veloce ho detto invece che scrivere su questo micidiale aggeggio che utilizzo tutte le mattine per fare la mia rassegna. Buongiorno a tutti voi, Giada, grazie a tutti gli altri che mi sentono. Il governo non consentirà lo spegnimento degli altoforni. Il governo saluta con favore l'iniziativa della Procura di Milano. La Procura e il Tribunale di Taranto ordinano di spegnere il secondo altoforno entro il 13 dicembre. I lavoratori vogliono l'Ilva aperta, i cittadini, anche i lavoratori, vogliono l'Ilva chiusa. Allora, amen, verrebbe da dire. Cioè, in questi giorni, in realtà, abbiamo letto sull'Ilva tutto e il contrario di tutto. Abbiamo letto quelli dell'ArcelorMittal che ci hanno detto che se ne andavano via per lo scudo penale e per le decisioni del Tribunale di Taranto, che voleva e ha imposto la chiusura di un alto forno. Ovviamente poi dopo ti dicono, il mio amico Luca Terese, con cui io bisticcio sempre su questa cosa, dice, ma quelli non vedevano l'ora di andarsene via, hanno chiuso le acciaierie lì, le hanno chiuse dall'altra parte e si vogliono comprare. Oggi c'è una notizia su un giornale, una acciaieria indiana, ma io dico, ragazzi, voi avete capito cosa vuol dire fare l'impresa e cosa vuol dire fare l'imprenditore dell'acciaio, cosa vuol dire gestire Taranto, cosa vuol dire stare in un paese per il quale tu, che cancelli il tuo contratto, hai aperta dalla Procura di Milano, cioè dal più importante procura italiana, da Francesco Greco, il più serio dei procuratori italiani, viene aperto un fascicolo da parte dei suoi sostituti procuratori, e il fascicolo è per un'ipotesi di reato nei confronti di sconosciuti e senza che si abbia nessuna notizia di reato. Cioè, qua viviamo in un paese per cui si apre un'ipotesi di reato incredibile su qualcuno che è incredibile. Noi siamo contenti se gli indiani se ne vanno via? No, non siamo contenti, alza il volume, non ci riesco perché sono in albergo. Siete contenti che l'Ilva chiuda? No, non ci sono. Ma io penso, un governo che oggi sta là piagnucolando perché gli indiani restino in Italia, forse fino ad oggi avrebbe dovuto, non dico agevolarli come si fece nel passato quando abbiamo dato all'Alcoa il prezzo dell'energia elettrica scontata, non dico di fare come fece la nazionalizzazione, cioè dare soldi nostri dei contribuenti a manager che gestirono e inquinarono come avvenne nel passato. No, quello che sto cercando di dire, almeno non mettergli il culo davanti ai calci, come abbiamo fatto togliendo lo scudo penale, rivendicandolo da parte della Lezzi e di una grande parte del Movimento 5 Stelle. Questo sta succedendo, cioè sta succedendo che noi oggi piagnucoliamo e facciamo causa e vogliamo mettere in galera i vertici della Mittal, dopo che fino all'altro giorno invece gli abbiamo fatto un mazzo così, dicendo devi fare questo, devi fare quest'altro, gli abbiamo messo le prescrizioni ambientali corrette, giuste, sacrosante, ma è una specie di contraddizione dalla quale secondo me non ci usciamo. E poi parliamoci chiaro, c'ha ragione oggi qualcuno, mi sembra Ricolfi, il partito del PIL. Questo è un paese in cui non c'è un partito del PIL, qualche renziano a parole, lo stesso renziano che votò a favore dell'abolizione dello scudo penale, ovviamente una parte del centrodestra, certamente non il Movimento 5 Stelle, è una grande parte del PD. Pensate a Emiliano, cioè il governatore della Puglia, quello che tra Xylella, Ilva e TAP cercava di distruggere forse la migliore regione del sud in termini di produzione, di voglia di fare, di capacità di attrarre. Bene, ancora i benefici della Puglia derivano dalle gestioni passate, quelle che fece gli aeroporti, quello che cercò di rimettere in piedi, quello che autorizzò insomma quella regione a fare un piano diciamo turistico. Facciamo il punto su Venezia, dice qualcuno di voi in questo momento. Venezia è l'altra grande tragedia, cioè Venezia, ragazzi, oggi tutti quanti, c'è il sottosegretario Beretta che dice non c'è più l'ora di un tempo, ci sono tante altre vicende che riguardano Venezia che si sta allagando lì. Anche su Venezia c'è una totale deresponsabilizzazione. Su Venezia non abbiamo il procuratore Greco, ma abbiamo Greta, e cioè diciamo Venezia è figlia del nostro
comportamento incredibile sull'inquinamento. Purtroppo non è così, ovviamente. Venezia si è sempre stata allagata e tra l'altro sta scendendo il terreno. Quindi se scende il terreno non sono i mari che si alzano, ma il terreno che scende. Jacopo Giliberto lo scrive e lo fa capire chiarissimamente sul Sole 24 Ore. L'altra notizia di giornata riguarda, diciamo, la grande contestazione a Salvini a Palazzo Dozza. Beh, in questa grande contestazione a Salvini di queste sardine, oggi si esercita Mattia Feltri sul giornale diretto da Maurizio Molinari, che si chiama La Stampa, in cui dice è stata una magnifica giornata, senza bandiere, questi ragazzi che con lo slogan delle sardine hanno uno straordinario successo. Hanno obiettivamente quello che è successo a Bologna è una manifestazione spontanea di grandissimo successo, ma è davvero una magnifica giornata? Ovviamente questo è a seconda dei punti di vista. Chi odia e detesta Salvini la considera forse una magnifica giornata, però io vi chiedo e mi chiedo, ma basta il collante, cioè dell'odiare Salvini, per creare magnifica la giornata e il governo? Questo governo è nato proprio perché odiavano Salvini, odiavano la Lega, ed è nato un governo che sta facendo un pasticcio dietro l'altro. Bastava quel collante per fare qualcosa di buono? Basta quel collante per rendere magnifica quella piazza? Vi è più, oggi sul Corriere, sul Messaggero, uno di questi quattro ragazzi, insomma, forse non voleva le bandiere di partito durante la manifestazione, ma le vuole per se stesso, posto che vuole candidarsi, dice: non escludo l'idea di candidarmi. Quindi insomma è una magnifica giornata con dei candidati che hanno legittimamente fatto loro quella piazza. E poi è una piazza che non avrà le bandiere, ma come nota oggi il portavoce di Conte, cioè Travaglio, e non più soltanto il Movimento 5 Stelle, ma di Conte, cioè Conte e Casalino sono i due veri portavoci, Travaglio e Casalino sono i due veri portavoci di Conte. Beh, insomma, dice, è come la piazza dei Girotondi, è come la piazza del Movimento 5 Stelle del Vaffadei, sono quelle piazze, no, di indignazione civile. Ecco, queste sono le piazze di indignazione civile. A forza di piazze di indignazione civile, questo paese è un paese che sta sotterrandosi. Ultima notizia fantastica oggi, sempre diciamo la polemica con Salvini riguarda il pezzo di Gramellini oggi sul Corriere della Sera. Perché mi ha colpito il pezzo di Gramellini? Perché non solo attacca Salvini, perché in maniera, devo dire, Salvini, facendo un parallelo che non riesco a capire, cioè condannano in primo grado, ancora vedremo se verrà definita fino al terzo grado, ma condannano i carabinieri che hanno ucciso il giovane Cucchi, li condannano a 12 anni, quindi c'è una prima vera condanna, e lui dice, e questo dimostra che la droga non fa bene. Questo dice Salvini, è palesemente una cazzata, perché l'una cosa non c'entra l'altra. Che la droga possa far male è un dato, che i poliziotti si hanno ammazzato quello e sono stati condannati è un altro dato, non possiamo metterli forse sullo stesso piano. Che dite voi? Sono due cose che non si legano l'una con l'altra, no? Apple pen, non si legano per niente. Però detto questo, mi chiedo, ma perché oggi è possibile su un giornale borghese, sul giornale della 27esima ora, quella là del femminismo, eccetera, di dire nelle prime cinque righe che Salvini sta trattando la Borgonzoni come una valletta muta? Come una valletta muta? Ma come si permette? Ma come si permette? Punto primo, non è vero. Il punto secondo, mi sembra che la candidata donna all'Emilia Romagna sia appunto una donna e non un uomo, quello che hanno sempre chiesto questi fenomeni del politicamente corretto, e la precedente presidente dell'Umbria sia una donna e non un uomo, e che il leader di un partito nazionale in crescita oggi sia una donna e non un uomo, che si chiama la Meloni. Ma perché si devono permettere di attribuire a Salvini, leader nazionale che partecipa alle convention locali, il fatto solo di partecipare alle convention locali, il relegare la donna che è vicino a lui, candidata alla presidenza, come una velina muta? Cioè, questo sapete che cos'è? È lo stesso identico retropensiero che può avere un maschilista nei comportamenti degli altri. È lo specchio di Gramellini. Lui così si sarebbe comportato con una sua collega, e così attribuisce a Salvini il comportamento nei confronti della Borgonzoni, al contrario di quello che sta evidentemente
avvenendo oggi, c'è un coglione che mi dice: Nicola, parlaci di Lara Comey. Sì, vi parlo di Lara Comey, deficiente. Penso che sia sicuramente sproporzionato il fatto che lei oggi sia agli arresti domiciliari, penso che sia assurdo che si vada in galera per quelle prove che hanno individuato, penso che sia schifoso i WhatsApp e le informazioni che stanno mettendo sui giornali, come per lei, come per tutti gli altri indagati in attesa di giudizio, neanche di rinvio a giudizio, di giudizio, chiaro? Questo penso deficiente, che pensa, no, fa il collegamento Porro, destra, Lara Comey, Forza Italia, no, mo lo freghiamo Porro. No, io penso che Lara Comey, come Lupi, come Perotti, come i tanti che sono stati indagati nel passato e poi si sono rivelati innocenti, potrà dimostrare la sua innocenza. Che altro ho notato sui giornali? Direi tanto altro, però qua devo ritornare giù. Saluto Gianluca, Matteo, Rita, che vedo in collegamento. Vi ricordo Le tasse invisibili, il mio libro che sapete sono venuto qua a presentare in Veneto ieri, una magnifica serata piena di giovani liberali, una cosa incredibile. Mi ha reso di grandissimo buon umore questa mia uscita di ieri sera. Ernesto, un grande abbraccio, che vedo che è in collegamento con Martina e Alessio. Io vi do appuntamento lunedì. Ma voglio vedere se c'ho, mi ero preso appunti, due altri appunti, se avete pazienza, sulle cose che volevo dire. E su che cos'altro avevo scritto, adesso ve lo dico subito, perché oggi sono, diciamo, appunti tecnologici, non più appunti, appunti, diciamo, scritti. Eccolo qua, eccolo qua. Vediamo, vi ho parlato, direi che invece è tutto qua. Io vi do appuntamento come sempre sul mio sito nicolaporro.it, Le tasse invisibili, se lo volete prendere lo trovate in tutti i modi, e poi ovviamente se vi è piaciuta questa zuppa condividetela, ciao.